Ciao a tutti, oggi 21 agosto 2022. Oggi faccio un video non dalla cucina di Guido, ma direttamente dal bosco, dove mi regala sempre questi frutti eccezionali, stupendi, favolosi e buonissimi, di cui io faccio sempre delle ricette con questi meravigliosi frutti che ci dona la natura. Questi meravigliosi porcini, i boletus. In questo caso si tratta di molti Boletus aereus, che sono quelli di castagno, di quercia e quant'altro. Come Guardate che potete bello, ben vedere, eh? guardate che belli, che Sta appena eccezionali che uscendo sono. dal terreno. Sono proprio delle belle bombette, io li chiamo le bombette. Io gli do sempre una Bellissimo. pacchetta sopra per vedere la consistenza del Queste belle fungo. E felci, poi nella guardate un raccolta di pochettino fare cosa c'è. sempre attenzione. Se Guardate c'è cosa c'è sempre, ci in può essere queste qualche felci. serpente, bisogna Accertarsi sempre sempre col trattare bastone con un bastone e e poi poi si mettere le raccoglie. mani per la raccolta di Bello, esso. mamma mia. Vedete? Tac tac Bello, significa bello, che è bello, eh? bello, bello possente. Ecco qua. Possente è molto buono sicuramente, una ottima maturazione. Per Bello anche questo, qui. per un buon risotto. Di solito quando il fungo è molto maturo va bene. Per un buon risotto, così si amalgama molto bene nel riso. Guardate questi qua, questo è un ovulo chiamato Amanita cesarea. E questi qua Guardate qua che molto freschi bello. si possono fare Mamma anche mia. Che all'insalata crudi, bomba. conditi con un Che po' di limone bombetta. e del grana del Bellissimo. grana oppure del parmigiano. Un po' di Guardate qua. prezzemolo, un buon goccio d'olio Ce n'è anche un crudo, un altro. buon olio evo. Ce n'è anche un E poi l'avventura altro. continua per tutta la Anche mezza questo giornata insieme a bello, mia bella moglie che mi bombetta. fa compagnia tante volte, anche lei alla ricerca di questi bellissimi funghi. Allora mi raccomando, fate sempre attenzione e di essere sempre sicuri di quello che mangiate. Guardate che belli, guardate che è proprio nello stato proprio naturale, tutto in diretta. E questo lo condivido con tutti voi perché mi fa piacere condividerlo con voi. Io questi funghi li trasformerò in ottime ricette, di cui li condividerò sul canale YouTube La Cucina di Guido. E mi raccomando di iscrivervi se qualcuno non l'ha fatto ancora, tanto è gratis. Ok, Riciclatissimi. cosa vi devo dire? Vi aspetto nella mia cucina, La Cucina di Guido. E ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, buona visione e ci vediamo alla prossima. Ciao!